Ciao a tutti, bentornati nel mio canale YouTube. Io sono Miss Giulia e oggi andremo a creare insieme questo graziosissimo cestino creato appunto all'uncinetto. Cosa ne pensate? Io spero che sia di vostro gradimento, è davvero semplice da realizzare con pochissimi materiali. Vi lascio al tutorial. Ciao! L'occorrente per poter realizzare il nostro cestino è il seguente. Innanzitutto andrò ad utilizzare una base, un supporto in legno. Queste qui le ho scelte appunto dal sito di BBCraft e questo è il codice. Giù in descrizione ovviamente troverete il link diretto al prodotto. All'interno di questo set sono presenti due supporti, questo grande che misura 20 cm e quello piccolo che andremo a utilizzare adesso che misura 15 cm. Sono davvero molto resistenti queste basi, vedete lo spessore, e sono davvero stracomode per realizzare sia cestini ma anche borse, perché no. Poi andrò ad utilizzare la fettuccia, sempre scelta appunto dal sito di BBCraft, questo è il codice, all'interno sono presenti due gomitoli. Poi come uncinetto andrò ad utilizzare l'uncinetto da 3,5 mm e anche questo qui da 4 mm. Questi uncinetti anche li ho presi dal sito di BBCraft. Se ritrovo l'astuccio dove sono presenti diverse misure di uncinetto, ve lo linko sempre in descrizione. Ovviamente poi forbici, forbicione gigante. Un altro piccolo punto: sul sito di BBCraft, oltre a queste basi qui lisce di legno, troverete anche questo genere di supporto davvero molto interessante, particolare, magari adatto anche per delle borse, perché no? Questo è il codice del prodotto e vi invito anche a spulciare e guardare queste basi lavorate. Queste, come vedete, c'è la farfalla lavorata ed è davvero molto particolare. Questo era un piccolo appunto, un piccolo suggerimento per gli acquisti. Adesso vi lascio al tutorial. Iniziamo il lavoro con l'uncinetto da 3,5 mm. Inserite ovviamente l'uncinetto in qualsiasi foro del supporto in legno, poi fettuccia, l'agganciamo e la facciamo passare all'interno di questo foro, in questo modo. Da questo lato avremo due segmenti di fettuccia, questo corto che andrà ovviamente nascosto nella lavorazione di punti bassi e poi quello lì lungo della bobina dove appunto andremo a lavorare i singoli punti. Con quello lungo vado a creare una catenella ed eccola qua, e adesso, come dicevo prima, questo corto lo vado a nascondere all'interno della lavorazione sul retro. Quindi vado all'interno del secondo foro, prendo la fettuccia, la porto fuori, livello, e poi di nuovo la fettuccia e vado a chiudere in questo modo. Adesso vado di nuovo nel foro, prendo la fettuccia, la porto su, di nuovo fettuccia e vado a chiudere. Primo e il secondo, e ovviamente come vedete sul retro, ed ecco qua, sto nascondendo appunto la fettuccia, quella più corta. Vi rimostro di nuovo questo passaggio di punti bassi. Quindi vado all'interno del foro, prendo la fettuccia, quella ovviamente della bobina, quella lunga, la porto su, di nuovo fettuccia e vado a chiudere in questo modo. Vado avanti con questa lavorazione fino a questo foro. Vado a realizzare anche l'ultimo punto basso ed eccolo qua, l'ultimo punto basso. Adesso tiro un pochettino la fettuccia, taglio e
filo in questo modo. Adesso con l'uncinetto nel primo punto basso da dietro lo inserisco in questo modo, prendo la fettuccia e la porto dall'altra parte così, e adesso giro il lavoro in questo modo, ritorno nell'ultimo punto basso e rientro centrale, riaggancio nuovamente la fettuccia e la porto fuori. In questo modo rigiro di nuovo il lavoro. Come vedete, ho collegato perfettamente il primo giro. Adesso vado a nascondere questo filo. In che modo? Ripasso in questi punti. Ripasso in qualche punto e poi ovviamente taglio la fettuccia in eccesso. Ed ecco qua il lavoro. Adesso continuo la lavorazione con l'uncinetto da 4 mm. Volendo, voi potete anche utilizzare un altro colore di fettuccia a questo punto. Io andrò a utilizzare sempre questo qui celeste, quindi cambio soltanto l'uncinetto. Una volta fissato sul retro la fettuccia iniziale, vado ad agganciare nuovamente la fettuccia, quindi in costa retro, quindi questo è il punto, io vado con l'uncinetto solo nella parte retro, aggancio la fettuccia e la porto fuori, ed eccola qua. Sul retro ovviamente avremo sempre due segmenti di fettuccia, questo corto andrà sempre ovviamente all'interno della lavorazione nascosto e quello lungo della bobina andiamo a creare una catenella. Ed ecco qui la catenella. Adesso andrò a realizzare in ogni punto andrò a realizzare una maglia bassa in costa retro, quindi sempre nella costina di dietro, questa. Prendo, aspettate che vado a nascondere anche ovviamente anche questa qui, quindi l'appoggio in questo modo, vado con l'uncinetto nella costina di dietro, prendo la fettuccia, la porto fuori e poi di nuovo fettuccia sull'uncinetto e vado a chiudere in questo modo. Nuovamente un'altra maglia bassa, quindi vado all'interno, prendo la fettuccia, di nuovo fettuccia e chiudo. In questo modo sto nascondendo anche questa fettuccia corta sul retro. Quindi nuovamente vado nel punto seguente e vado a realizzare sempre una maglia bassa in costa retro. Vado avanti così fino alla fine del giro. Vedete? Si va a creare questo bordino rialzato. Io continuo sempre lavorando una maglia bassa in costa retro. Rieccomi, ho quasi terminato il primo giro di maglia bassa in costa retro, manca l'ultimo punto ed eccolo qua, e vado a realizzarlo sempre ovviamente in costa retro, quindi realizzo l'ultima maglia bassa,
Ed eccola qua. Adesso ovviamente devo collegare i due lati, allargo leggermente, sfilo l'uncinetto e inserisco l'uncinetto nella prima maglia bassa creata, cioè questa qui, dal retro in avanti, in questo modo. Poi aggancio il filo, lo porto all'interno, in questo modo, vedete? Adesso inserisco l'uncinetto qui, aggancio nuovamente e lo porto fuori e lo aggiusto in questo modo. Adesso rientro nuovamente con l'uncinetto e vado a creare una catenella. Adesso realizzo una maglia bassa inserendo l'uncinetto nel centrale del punto, in questo modo prendo sempre la fettuccia, la porto fuori e realizzo una maglia bassa. Vado avanti sempre in questo modo, inserendo sempre l'uncinetto nel centrale della maglia bassa che viene subito dopo. Vedete? Vado nel centrale. Non prendo il punto in questo modo, ma vado centrale. In questo modo, vedete? Si realizza questa trama davvero molto molto carina. Vado avanti, ovviamente realizzando un altro giro di maglia bassa, arrivo a questo punto e vi dimostro di nuovo come si va a collegare e a concludere il giro. Rieccomi, vado a realizzare l'ultima maglia bassa, quindi rientro sempre centrale, prendo sempre la fettuccia, la porto fuori e chiudo questa maglia bassa. Adesso allargo sempre, sfilo, ovviamente questo è il primo punto di maglia bassa, questa è la catenella, quindi rivado nella prima maglia bassa dal retro andando avanti, aggancio il filo in questo modo e lo porto sul retro in questo modo. Adesso l'uncinetto lo inserisco centrale, aggancio nuovamente e lo porto fuori di qua. L'aggiusto, inserisco nuovamente l'uncinetto e realizzo una catenella in questo modo. E poi nuovamente vado avanti realizzando un altro giro di maglia bassa inserendo sempre l'uncinetto centrale e chiudo. Vado avanti sempre centrale, prendo la fettuccia, la porto fuori e chiudo in questo modo, vedete? In questo modo la lavorazione è continua e c'è una chiusura perfetta della lavorazione. Io continuo ovviamente con tanti giri di maglia bassa finché non ho ottenuto la lunghezza desiderata del mio cestino. A tra poco. Questo è il risultato al momento. Rieccomi, ho realizzato in tutto 13 giri di maglia bassa. Vado a chiudere l'ultimo giro, il tredicesimo. Come vedete, ho realizzato già l'ultima maglia bassa e adesso vado a chiudere il lavoro. Sempre nel medesimo modo, mi punto sempre nella prima maglia bassa del lavoro, da dietro verso davanti, prendo la fettuccia e la porto dietro.
Adesso vado a ripuntare nuovamente l'uncinetto all'interno dell'ultimo punto di maglia bassa, fuoriesco centrale dal punto. Adesso prendo la fettuccia e la porto all'interno. Ok, ovviamente questa piccola codina vado a nascondere all'interno della lavorazione. E come vedete, in questo modo ho chiuso il lavoro, l'ultimo giro, il tredicesimo. Adesso, visto che mi è avanzata un po' di fettuccia, vado a realizzare un piccolo bordo qui al mio cestino. In che modo? Rientro all'interno del punto della maglia bassa, sempre centrale, in questo modo, prendo la fettuccia e la porto fuori. Adesso vado nel secondo punto accanto di maglia bassa, sempre nella parte centrale, prendo la fettuccia e la porto fuori. E adesso vado a chiudere in questo modo. Allargo un po', vado nella terza maglia bassa, sempre nella parte centrale, tiro la fettuccia e chiudo. Allargo un po', poi vado nella maglia accanto, prendo la fettuccia e chiudo. Vedete, vado a creare questa sorta di bordino a rilievo, che poi sono soltanto delle catenelle. Quindi continuo così, in questo modo, fino alla fine del giro. Rieccomi, ho quasi completato il bordino. Adesso vado come sempre a tagliare il filo. E poi con l'uncinetto vado a collegare i due lati. In questo modo, vedete? E adesso ovviamente questi due vado a nasconderli all'interno della lavorazione interna del cestino. Faccio questo passaggio e ritorno da voi. Ed ecco qui il cestino terminato. Come vedete, ho aggiunto anche questo fiocchettino e sotto al fiocchettino ho aggiunto queste due graziosissime stelline rosa. Sul sito di BabyCraft troverete anche kit grandissimi di queste stelline in tantissime colorazioni, come in questo caso, e anche altre forme. Io ho qui anche i cuoricini e, volendo, queste decorazioni in resina potete tranquillamente impuntarle sulla lavorazione creata appunto ad uncinetto. Il punto è davvero molto carino, questo qui, la trama è da bella fitta ed è l'ideale sia per creare cestini ma anche per creare delle borse, perché no. E per quanto riguarda la parte del supporto in basso, come vedete qui ho aggiunto, siccome si vedevano un altro po' i fori, perché i fori del supporto erano abbastanza grandi, ho aggiunto un altro giro di appunto questa qui a catenella per andare a decorare e chiudere ovviamente i fori. Come vedete, l'interno del lavoro è perfetto e anche in questo caso qui non si notano i fori. È davvero carinissimo e veloce da realizzare. Io spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi tutorial. Ciao a tutti!
combini? Ma Nina lo vuole un biscotto. Lo vuoi un biscotto? Che dici? Biscottino?